risultato è la cosa meno importante, perché in questo periodo farsi condizionare da risultati positivi o negativi secondo me è un errore. Lo so che si va sempre dietro un po' al risultato, quindi diciamo fa sempre piacere, soprattutto magari per chi realizza un gol, per gli attaccanti in special modo, quindi va bene così. Le cose importanti sono trovare le intese, trovare anche delle difficoltà come è stato nel primo tempo, ma che però ci aiuteranno poi in futuro nelle partite che andremo a affrontare, perché sono le difficoltà che troveremo anche, che ci daranno anche i nostri avversari in campionato. Quindi il primo tempo con un pochettino più di difficoltà, il secondo tempo un pochettino più sciolti, un pochettino meglio, però al primo tempo c'erano tanti ragazzi giovani che comunque hanno fatto in pieno il loro dovere, quindi sicuramente una serata positiva che ci ha permesso insomma di andare ad affrontare questa settimana, che è già partita sabato, non con oggi, poi chiude con sabato prossimo Arezzo, per cercare di distribuire bene anche tutte le forze di tutti i ragazzi. È un ottimo acquisto per noi, abbiamo inseguito per tante settimane, e la società è stata bravissima a concretizzare. Non era facile, non era facile perché, ripeto, l'abbiamo inseguito per tanti giorni, e quindi un ulteriore sforzo della società per un giocatore importante per noi. La società secondo me sta facendo un ottimo lavoro e quindi siamo molto contenti.